edizione di mezzogiorno, buon mercoledì mattina dagli studi di TG2000. Subito i nostri titoli: mezzo milione di studenti alla prima prova della maturità, i versi di Giorgio Caproni, la natura tra minaccia idilio e robot e il concetto di progresso, le tracce del tema. Essere santi non significa pregare tutta la giornata, ma fare il proprio dovere con cuore aperto a Dio, così Papa Francesco nell'udienza generale. Attentato sventato in pieno centro a Bruxelles, il presunto terrorista proveniva da Molenbeek, aveva una bomba piena di chiodi per fare più vittime. E dunque, in apertura di edizione l'udienza generale in Piazza San Pietro, il Signore ci dona la speranza di essere santi, ha detto Papa Francesco davanti a migliaia di fedeli. Ascoltiamo un estratto della catechesi. Dio non ci abbandona mai. Ogni volta che ne avremo bisogno, verrà un suo angelo a risollevarci e a infonderci consolazione. Angeli, qualche volta con un volto e un cuore umano, perché i santi di Dio sono sempre qui, nascosti in mezzo a noi. Questo è difficile da capire e anche da immaginare, ma i santi sono presenti nella nostra vita. E quando qualcuno invoca un santo, una santa, ma è perché è vicino a noi. Che il Signore ci doni a tutti noi la speranza di essere santi. Ma qualcuno di voi potrà domandarmi: ma padre, si può essere santo nella vita di tutti i giorni? Sì, si può, ma questo significa che dobbiamo pregare tutta la giornata? No, no. Quello significa che tu devi fare il tuo dovere tutta la giornata. Pregare, andare al lavoro, custodire i figli, ma farlo tutto col cuore aperto verso Dio, con questa voglia di che quel lavoro, anche nella malattia, quella sofferenza, anche nelle difficoltà, quelle difficoltà siano aperte a Dio. E così diventeremo santi. Si può. E nel salutare i pellegrini italiani, il Papa è tornato a parlare di immigrazione, sottolineando il suo sincero apprezzamento per la campagna per la nuova legge migratoria. Ero straniero, l'umanità che fa bene, che gode del sostegno ufficiale di Caritas Italiana, Migrantes, il cui rapporto 2016 sull'immigrazione è in corso di presentazione proprio in questi minuti. Dopo la crisi del 2008, si legge, il numero degli stranieri residenti nell'Unione Europea ha continuato a crescere, l'Italia non fa eccezione, ma i dati diffusi oggi dal rapporto Caritas Migrantes dimostrano che da noi si ha una percezione sbagliata del fenomeno. In 3 regioni del nord e una del centro, prosegue il rapporto, si concentra più della metà dell'intera popolazione straniera presente in Italia, 56,2%. In particolare si tratta della Lombardia con il 22,9%, del Lazio con il 12,8% e dell'Emilia-Romagna 10,6% e del Veneto con il 9,9%. E andiamo adesso a Bruxelles, che ripiomba nell'incubo terrorismo dopo gli attentati del 22 marzo 2016. Un uomo originario di Molenbeek è stato ucciso dalle forze di sicurezza dopo aver provocato una piccola esplosione, per fortuna senza conseguenze. Antonio Soviero. Stavo camminando sulla banchina, c'era un uomo che gridava cose di jihad. A un certo punto ha urlato Allah Akbar e ha fatto esplodere qualcosa. Tutti hanno cominciato a fuggire. Sono tornato indietro per avvisare i miei colleghi in modo da far evacuare la stazione. Nicolas è un dipendente della stazione centrale di Bruxelles. Con i suoi occhi ha visto il terrore in faccia. Stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, verso le 20:45 di ieri sera, un sospetto vestito con camicia chiara e pantaloni scuri, eccolo inquadrato dalle telecamere di sorveglianza, è entrato nell'atrio della stazione e, quando è stato avvicinato dai militari delle forze di sicurezza, ha fatto esplodere una valigia o una borsa senza causare troppi danni. I militari hanno quindi fatto fuoco e l'uomo, che ha gridato Allah Akbar, è stato ucciso. Gli artificieri hanno successivamente fatto brillare la cintura esplosiva che aveva addosso.
Secondo il ministro degli interni, Jean Gabon, l'attentatore aveva un'altra bomba imbottita di chiodi che non è esplosa. Per i media locali, l'autore dell'attentato si chiamerebbe Osama, 37 anni, originario di Molenbeek, il quartiere ad alta densità musulmana da cui provenivano tutti i kamikaze degli attacchi di marzo 2016 e parte di quelli di Parigi. L'uomo non sarebbe conosciuto per fatti legati al terrorismo, ma per reati connessi al traffico di droga. Questa mattina la stazione è stata riaperta, ma l'incubo attentati ripiomba sui cittadini di Bruxelles. La cronaca che ci riporta in Italia, dove la Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo per la strage di Piazza della Loggia a Brescia nei confronti di Carlo Maria Maggi, medico, ex ispettore veneto dell'organizzazione neofascista Ordine Nuovo, e di Maurizio Tramonte, l'ex Fonte Tritone dei servizi segreti. Era il 28 maggio 1974, 8 persone morirono, 102 rimasero ferite. Il verdetto conferma la sentenza emessa in Corte d'Assise d'Appello di Milano il 22 luglio 2014. Nel processo d'appello bis. E siamo alla politica con Gentiloni, che oggi pomeriggio sarà a Bruxelles per l'apertura del vertice europeo. Ma oggi cade il primo anniversario da sindaca di Virginia Raggi, un compleanno amaro per la prima cittadina 5 Stelle della capitale. Augusto Cantelmi. Drammatica lentezza dell'Unione Europea nella gestione dei migranti. L'accusa arriva dal Presidente del Consiglio Gentiloni nelle comunicazioni al Senato in vista del vertice di Bruxelles di domani e dopodomani. Dove credo noi dobbiamo dirci onestamente che, nonostante qualche passo in avanti, la velocità con la quale l'Unione Europea si muove sul terreno delle politiche comuni per la immigrazione resta una velocità drammaticamente al di sotto di quelle che sono le esigenze di governo e di gestione di questo fenomeno. Dobbiamo avere il coraggio di dirlo, lo diremo apertamente anche a Bruxelles. Un grido d'allarme è quello del Presidente del Consiglio, che giunge a 4 giorni dai ballottaggi per le comunali, e il tema immigrazione sarà decisivo per spostare i voti da un candidato all'altro. E sempre a livello comunale, un compleanno amaro per la sindaca di Roma al suo primo anniversario a Campidoglio. Abuso d'ufficio e falso sono i reati per i quali la Raggi rischia di essere processata. Ma la sindaca si dice tranquilla e pronta ad andare avanti, anche perché il nuovo codice etico dei 5 Stelle, modificato ad personam proprio in riferimento alla questione Raggi, non prevede più le dimissioni in caso di avviso di garanzia. Evasione da record nei primi 5 mesi del 2017. La Guardia di Finanza, che celebra il 243esimo anniversario della sua fondazione, ha scoperto 3,5 miliardi di IVA evasa contro i 900 milioni fatti emergere nello stesso periodo del 2016. Si tratta quindi, come vedete in grafica, del 300% in più. Anche il numero degli evasori totali scoperti in questi mesi è aumentato del 12%, cresciuto del 54% invece il numero dei datori di lavoro verbalizzati per l'impiego di manodopera irregolare o in nero, incrementato del 27% il numero dei responsabili arrestati per reati fiscali. E allora, lo dicevamo nei titoli, è scattata l'ora della maturità. I ragazzi in questo momento sono ancora in aula per ultimare la prima prova scritta, cioè il tema di italiano. Smentite le previsioni della vigilia. Per l'analisi del testo è stata scelta una lirica del poeta scomparso nel 90, Giorgio Caproni. Tecnologie e miracolo economico, gli altri argomenti. Li scopriamo tutti nel servizio di Clara Iatosti. Non uccidete il mare, la libellula, il vento. Non soffocate il lamento, il canto del lamantino. I nostri ragazzi, impegnati con la maturità, si stanno cimentando con il tema d'italiano e, a sorpresa, hanno trovato i versi di Giorgio Caproni. Il totoesame ieri dava per certi terrorismo, immigrazione e Pirandello, ma come sempre è stato smentito. La traccia letteraria è la natura tra minaccia e idillio, nell'arte e nella letteratura. Il tema socio-economico è su nuove tecnologie e lavoro. In ambito storico-politico si domanda di disastri e ricostruzione. Per il tema storico, gli anni 50 e il miracolo economico italiano. Le tracce sono molto dissimili come qualità e come livello di difficoltà. La prima, quella sul verso di Caproni, personalmente la trovo quasi infattibile, dato che gran parte degli studenti non arrivano minimamente a parlare, men che mai a studiare i poeti contemporanei. Caproni, davvero un territorio semi sconosciuto. Infine, l'ultima traccia, beh, forse io avrei fatto quello, non so.
Ambito socio-economico, la riflessione parte dal testo Allarme ONU, i robot sostituiranno il 66% del lavoro umano. Si parla dei ragazzi, del loro futuro. Beh, io penso che una riflessione su questo forse poteva stare nelle corde dei ragazzi, ma poi diciamolo, non sarà un anno ricordato per questi temi, sarà ricordato per quell'infame tracce sul sito del Ministero con una IG troppo. Cambiamo argomento. A dieci mesi dal terremoto nelle regioni del centro Italia, il 92% delle macerie non è stato ancora rimosso, mentre solo l'8% delle casette provvisorie è stato consegnato agli sfollati. La rabbia degli abitanti di Visso, in provincia di Macerata, uno dei comuni maggiormente colpiti dal sisma, nel servizio di Maurizio Rischino. Sono passati 10 mesi dalla scossa di terremoto del 24 agosto che ha incominciato a devastare l'Italia centrale. Da allora ben il 92% delle macerie è ancora nel cratere del sisma tra Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria. Visso, nel maceratese, è in difficoltà. Il centro storico è devastato. Il comune ha disposto interventi di emergenza per 1 milione di euro, ma finora ha potuto pagare solo 200.000 euro. Siamo arrivati all'assurdo per cui io ancora devo pagare gli straordinari ai miei dipendenti di agosto dell'anno scorso. Ho personalmente anticipato dei costi per il comune, ovviamente piccole cifre perché non potrei permettermi di più, però ho personalmente anticipato dei soldi che poi nel tempo recupero, ma è evidente che non possiamo continuare ad operare in questa situazione. Quindi anche per lo sgombero delle macerie servirebbe che ci anticipassero le risorse necessarie in modo da consentirci di poter procedere più celermente. In tutto il cratere del sisma sono previste 3.620 casette chiamate soluzioni abitative di emergenza, ma solo l'8% delle casette è stato consegnato, e cioè 296 in 3 aree di Norcia, 3 di Accumoli, 11 di Amatrice e 1 di Arquata. Erano state promesse entro Natale, ma le prime sono state consegnate ad Amatrice a marzo. Dopo l'individuazione delle aree, le regioni dovrebbero provvedere all'esecuzione delle attività preliminari e alle opere di urbanizzazione sulla base di ricognizioni svolte dai comuni, anche in questo Visso in sofferenza. Dalla Protezione Civile hanno detto che entro massimo settembre, ottobre ci saranno tutte, me lo auguro. Uno dei problemi sta nel fatto che non è stata effettuata una distinzione tra comuni distrutti e comuni danneggiati. E veniamo adesso al curioso appello lanciato dai ricercatori dell'Università di Cagliari per sconfiggere gli hacker. Si cercano volontari che offrano le proprie impronte digitali per prevenire i cybercrimini. Sentiamo di che si tratta con Luigi Fraiuolo. Cercasi disperatamente donatori di impronte digitali. È il curioso annuncio pubblicato a fine maggio su Facebook dal Pralab dell'Università di Cagliari, il laboratorio che studia i dati biometrici delle persone e le applicazioni digitali. Il centro di ricerca sardo all'avanguardia in Italia in questo settore cerca impronte digitali per studiare come bloccare i falsificatori dei dati biometrici, dalle linee dei nostri polpastrelli all'iride degli occhi, che a molti di noi può sembrare fantascienza, ma sono già usati in moltissimi dispositivi elettronici, dai telefonini ai computer portatili, e già in tanti provano a copiarli per bypassare le difese dei nuovi device. I sardi del Pralab cercano donatori anche per poter individuare un metodo di identificazione automatica di terroristi e criminali. La loro idea è costruire una banca dati biometrica capace di alimentare i nuovi sistemi di riconoscimento facciale anche nella folla. In questo modo un terrorista potrebbe essere individuato in brevissimo tempo anche sugli affollatissimi Champs-Élysées o nella Piazza Rossa del Cremlino, mentre si sta preparando per un attentato. In realtà algoritmi del genere già esistono, non sono solo fantasie da film, ma per poter funzionare bene hanno bisogno di banche dati biometriche molto ampie. Torniamo a parlare adesso dell'abolizione dei costi di roaming, cioè del fatto che telefonare in Europa adesso costa quanto e come telefonare in Italia. Un risparmio per i consumatori, una perdita per le compagnie telefoniche, ma esiste il rischio che i gestori recuperino queste perdite dai clienti? Marco Bergamaschi lo ha chiesto a un esperto. Da metà giugno, se siamo all'estero in Europa per le vacanze o per lavoro, usare il telefonino costa come in Italia, sfruttando dunque la nostra tariffa nazionale per telefonare, mandare messaggi e navigare in internet. È il frutto dell'abolizione del cosiddetto roaming nel vecchio continente, tranne alcune eccezioni, con notevoli risparmi per i consumatori. Secondo il Codacons, il calo delle entrate per le compagnie telefoniche europee ammonterebbe a circa 8 miliardi e mezzo di euro, cifra che potrebbe sfiorare il mezzo miliardo per le aziende italiane. Già da qualche tempo
tempo le compagnie italiane hanno intrapreso la via di alcuni aumenti, spesso unilaterali, nei piani telefonici degli abbonati. Si va da 1 a 2 euro, ma esiste un legame tra aumenti e abolizione del roaming? Non è diretto. Gli operatori hanno sempre aumentato le proprie tariffe. Ciò che veramente fa il prezzo è la concorrenza, quindi se c'è concorrenza sul mercato i prezzi tendono ad essere calmierati. Quando c'è meno concorrenza i prezzi crescono. Se si ha la percezione che i prezzi stiano crescendo, probabilmente c'è un problema di concorrenza sul mercato. Questo che cosa vuol dire per l'Italia? Beh, per l'Italia vuol dire che sarebbe bene anzitutto che noi consumatori imparassimo di più a cambiare il nostro operatore e a evitare quelle tariffe che ci imbrigliano per lungo tempo con lo stesso operatore. Dobbiamo avere la capacità di scegliere e di cambiare. In chiusura una notizia che arriva dalla Terra Santa, dove in seguito alle tensioni politiche e per fare pressioni su Hamas il leader palestinese Abu Mazen non ha saldato il conto dell'energia elettrica a Israele. Immediata la reazione dello Stato israeliano, che come risposta ha pensato bene di chiudere il rubinetto e ridurre l'erogazione di energia, provocando inevitabili disagi ai cittadini nella striscia di Gaza. Per questo, per sottolineare questo disagio e per solidarietà, alcuni attivisti israeliani, lo stiamo vedendo, hanno promosso un'iniziativa benefica e singolare. 150 lanterne, eccole qui, di carta, lanciate per illuminare il cielo sulla striscia. Gli attivisti si sono radunati sulla spiaggia di Ashkelon, come vedete, hanno lanciato in aria le lampade cinesi. Ecco il risultato. Con queste immagini ci salutiamo, l'appuntamento con TG 2000 è per le 18:30, subito dopo il Rosario. Vi auguro un buon proseguimento di giornata.